Apro ufficialmente qui dalla sala consiliare con tanto di confalone alle nostre spalle del comune di Murialdo l'ordine del giorno, l'ODG. Di che cosa si tratta? Un ordine del giorno straordinariamente importante. Abbiamo un compito, quello di farvi vedere quanto è bello questo territorio e soprattutto tra qualche istante conosceremo anche il primo cittadino, il sindaco, subito nella zona forse una tra le più belle, anche se poi tutta la zona gode davvero di una vista spettacolare. Parleremo delle castagne, parleremo naturalmente dei vitigni, parleremo delle bontà di questo territorio, ma soprattutto scopriremo anche quanta outdoor, quanta possibilità c'è di divertirsi. Tutto questo ho deciso, non dicono niente i consiglieri, via, è passato, la delibera è passata. Benvenuti a una nuova puntata di Bella Liguria, siamo nel comune di Murialdo, di solito noi le prime introduzioni le facciamo sempre all'interno della sala consiliare con tanto di confalone, con la sede dell'amministrazione comunale, ma oggi con il sindaco abbiamo voluto scegliere un luogo magico, meraviglioso. Tanto dove siamo, sindaco? Siamo in Borgata Costa. Parliamo un po' di questo comune di Murialdo, tanto quante anime? 830 più o meno. 830 anime che insomma da tanti anni provano a mettere insieme nuovamente, come abbiamo visto anche nelle immagini e vedremo anche per tutta la durata della trasmissione, un mantenimento di quella che è la tradizione. Ma sicuramente quello abbiamo, noi siamo, come potete vedere, siamo immersi nel verde, abbiamo questa peculiarità e quindi si sta cercando di valorizzare questo. Sindaco, ci sono alcuni fiori all'occhiello, le castagne, i funghi e non solo, parlando ovviamente di gastronomia e poi le bellezze del territorio e dell'outdoor. Eh sì, sicuramente noi abbiamo i due prodotti d'eco che abbiamo registrato da poco, che sono i fazzini, focaccine sostanzialmente fatte con patate e farina, la pasta degli gnocchi classici, e gli sciaccarotti, che è una pizza locale fatta con la pasta del pane e con sopra un sugo di pomodoro, basilico e aglio. A questo punto siamo venuti in questo luogo magico, vediamo proprio sul castello alcuni mountain bikers, perché questa è un po' la patria di chi ama naturalmente fare attività sportive all'aria aperta. Certo, qua c'è soprattutto tranquillità, aria pulita, è il posto ideale per chi vuole svegliarsi al mattino, aprire la finestra e sentire esclusivamente il canto degli uccelli, il vento, e poi se si vuole immergere in questo che possiamo definire un paradiso verde può prendere un mezzo ecologico qual è la mountain bike e percorrerlo nella sua totalità su tutte le strade e i sentieri che abbiamo a disposizione. E allora andiamo a scoprire anche i ragazzi che si divertono con le mountain bike, ma soprattutto che conoscono profondamente il territorio e quindi anche tutti i sentieri. Dalle viti di questo Pinot nero a questi ragazzi, ma non perché hanno bevuto il Pinot, per l'amor di Dio, ma per parlare naturalmente di quello che è lo spazio dedicato all'outdoor. E allora conosciamo tanto chi siete, presentatevi come associazione. Siamo la Murus Alto Bike, siamo un'associazione piccolina, però ci occupiamo di pulire i sentieri del territorio in modo che la gente che venga qua abbia la possibilità di andare a vedere i nostri posti, i nostri amici. Sono meravigliosi. Sì, sì, sono belli, sì, perché in mezzo alla natura, tutti immersi nel verde. Mountain bike un po' per tutti, diciamolo, non sono cose estreme. Eh? Sì, sì, c'è anche percorsi fattibili per la famiglia, chi vuole venire con la famiglia, chi vuole fermarsi poi in paese a mangiare un panino. E godere di questo spettacolo. Certo, certo, certo. Ecco, lui che non voleva parlare perché ha detto sono troppo vecchio, invece guardate che fisico ancora asciutto e tutto, ci mancherebbe. No, volevo far uscire un discorso importante, lo sport che si lega e si collega con la cultura e quindi anche con la religiosità. Ah, esatto, abbiamo un paese che in tutta la Val Morbina non esiste, che abbiamo 19 cappelle, così chiesette, sparse su tutto il territorio con dei referti antichi, architettonici e culturali non indifferenti, delle pitture del 300 avanti Cristo che poi potete vedere giù Sant'Agostino. Chiudiamo con questo, perché venire in questi luoghi e farsi un bel giro in bici? Qui la natura è molto bella, e oltretutto si può andare tranquillamente, sempre, quasi sempre all'ombra, e quindi il posto rende veramente.
E adesso godiamo un po' delle loro immagini, ci alziamo su a una quindicina di metri, andiamo a vedere naturalmente loro e questo straordinario territorio, quanto è bello, visto dalla beach e visto dall'alto. La memoria storica di un paese si pesa attraverso i suoi oggetti, quelli che sono stati utilizzati nel passato. Qui siamo al Museo del C'era una volta, ovviamente facente parte del comune di Morialdo, per andare a scoprire davvero che oggetti si usavano nel passato. Qui parliamo dell'entroterra ma anche della costa ligure, insomma è un mix, le due cose si interfacciano. Ci sono già due persone, una signora e un signore, che ci faranno entrare in questa magia particolare del C'era una volta. Maria Carla, entriamo un po' in questa magia del passato. Tanto questa che stanza è? È la stanza della cucina, diciamo, della donna in modo particolare. Con meravigliosi vestiti alle nostre spalle, ad esempio? Sì, questo qui è del 1800, poi ne abbiamo tantissimi oggetti che, insomma, che esistevano allora nelle nostre case. Parliamo un po' delle cose particolari che si possono trovare in questa stanza e che venivano utilizzate. Sì, guardi, una cosa bella è un quadretto che è fatto con la paglia di grano e al contorno di giunco verde. E dietro è fatto con un pezzo di vetro tagliato con una pietra, un'immaginetta e poi sta su per un fil di ferro. Oltre alla manualità anche la passione. E poi le cose fatte a mano. Sì, tantissime cose fatte a mano abbiamo noi, tantissime. Tra l'altro ci sono dei coppi che sono costruiti, modellati sulle cosce. Hanno ancora i segni delle dita, per cui... E poi ancora tanti telai che addirittura in quegli anni davvero bisognava saper lavorare. Molto, bisognava saper lavorare molto con le mani ed erano cose bellissime fatte a mano. E la gente si ingegnava molto, ogni attrezzo che aveva bisogno se lo costruiva. Quando la gente viene qui rimane affascinata, so che vengono anche i bambini a volte a vedere le cose del passato. Sì, rimane affascinata perché abbiamo tante cose che nei musei normali non si vedono. Il nostro è proprio, diciamo, all'acqua di rose, non ha pretese, nessuna pretesa, non ha niente, però per noi la gente che viene lo trova bello. Dopo Maria Carla conosciamo Angelo, che ha un compito importante anch'esso, perché questa volta ci presenta un po' tutti quelli che erano gli oggetti di una volta, ma per quanto riguarda l'agricoltura e non solo. Sì, in effetti qui troviamo gli oggetti che sono usati, io penso magari simili o imitati o cosa per centinaia di anni, soprattutto nella montagna. E sono rimasti tali sia nell'uso che nei vari artigiani che li usavano fino agli anni 60, anni in cui poi il progresso, la tecnologia li hanno del tutto soppiantate e ne sono rimaste, noi ne abbiamo raccolto le vecchie testimonianze, quello che siamo riusciti ancora a tenere, perché sono oggetti che nel tempo verranno sempre più dimenticati. E arriveremo i nostri nipoti, i figli dei nostri nipoti che arriveranno qui a chiedersi cosa sono e cosa servivano. Ecco il perché noi abbiamo cercato di fare questa raccolta, per tenerli, cerchiamo anche di mantenerli bene, perché appunto siano la testimonianza di quelle che furono le nostre radici antiche.
Ed eccoci all'interno di questa straordinaria struttura con la signora Claudia Maritano, che è una, in questo caso, appassionata, ma soprattutto di mestiere cosa fa? La restauratrice. Questa chiesa la conosce davvero molto molto bene. Dove ci troviamo? Siamo nella parrocchia di San Lorenzo a Murialdo, è una delle tre parrocchie appunto del paese, però questa la possiamo ritenere sicuramente la principale, la più importante. Sappiamo che nel 1440 il vescovo di Alba ha autorizzato la costruzione di una nuova chiesa, perché comunque il paese si stava sviluppando in questa zona, al di sotto del castello del Carretto, e la prova della fine della prima parte dei lavori è sulla facciata, dove troviamo un bellissimo bassorilievo con scolpito appunto nella pietra arenaria la data di ultimazione dei lavori, il 22 luglio 1445, e addirittura sulla facciata abbiamo il nome del maestro che ha eseguito i lavori, quindi lo possiamo considerare l'architetto, l'artefice dei lavori, che era Francesco Garrone. Garrone è proprio un cognome di queste zone, quindi potrebbe essere un maestro, tutto poi da scoprire, da studiare, e che si è firmato. Trasferiamoci all'interno per ammirare un altro capolavoro, questa colonna. Ecco sì, la colonna è stata rinvenuta nel 2015, e ecco, posso dire che ho eseguito l'intervento di restauro e avevamo soltanto alla vista l'immagine del volto della Santa, che è Santa Caterina, e questa colonna testimonia proprio l'origine quattrocentesca della chiesa, che successivamente intorno agli anni 70 del 600 e poi ancora nell'Ottocento è stata completamente riammodernata e quindi manomessa nel suo aspetto quattrocentesco. Però avendo potuto recuperare la colonna interamente col suo bellissimo capitello in arenaria, abbiamo una testimonianza integra della fase quattrocentesca, e addirittura abbiamo l'iscrizione della committenza e la data, ancora una volta, 1459. Un'altra testimonianza importante da ricercare sempre all'interno di questa struttura è nella sacrestia. Sì, fortunatamente si è conservato pressoché integro il ciclo pittorico attribuito al cosiddetto maestro di Roccaverano nella sacrestia, che all'epoca, appunto nel 400, non era evidentemente una sacrestia ma faceva parte dell'edificio, quindi era una cappella della chiesa, e abbiamo appunto questa bellissima volta affrescata riferibile intorno agli anni 70 del 400, che è stata restaurata fortunatamente negli anni 80 dal Ministero dei Beni Culturali, per cui è un ulteriore tassello da conoscere durante la visita della chiesa. Un'altra tradizione di questi luoghi, insomma del comune di Murialdo, è questo: li vedete, i cestini fatti direttamente proprio dal territorio, quindi dal castagno. E con Luca, guardate, qui torniamo indietro nella notte dei tempi. Nella notte dei tempi, dove la plastica non esisteva, l'unica cosa che avevamo sul territorio erano i nostri boschi, quindi si partiva dal castagno, si portava a casa e si facevano le liste per poi fare i nostri cestini, che venivano utilizzati un tempo per lavorare, quindi in campagna si portavano le patate, le tame e quant'altro. Adesso proprio per il divertimento, quello bello, sempre nei nostri boschi, per andare per funghi. Ci vuole per costruirne uno medio di queste dimensioni? Per intrecciarlo, solo per intrecciarlo ci vuole quasi 2 ore. Se dovessimo partire dal bosco e produrre il legno come faccio io, si parte dal mattino per averlo forse alla sera, quindi una giornata di lavoro. Altro che andarlo a comprare, te lo fai te, poi magari ci metti dentro che cosa? Mica dei funghi. Esatto, noi siamo nel regno dei funghi, perché è un territorio dove nascono a volontà, soprattutto in autunno, e quindi abbiamo proprio fatto delle forme apposta per andare per funghi, per poter passare in mezzo ai boschi e quindi divertirsi, portarseli a tracolla e viversi la natura come ci piace farlo. Che bello, poi guardate la stufa, perché, e poi concludiamo al volo, su quella stufa vengono appunto cotti i fazzini, un altro prodotto nostro tipico era appunto questi fazzini, che venivano cotti sulla stufa, 3 minuti, 1 minuto e mezzo per parte, erano pronti, una bottiglia di vino e la serata era completamente fatta. Signori, venite a Murialdo, non mi fate arrabbiare, perché se non venite... Era una vita che voleva farlo sta cosa qua. Mattia, 27 anni, ha un compito importante, quello di portare avanti le tradizioni di questo territorio. Nello specifico dove ci troviamo? Cosa abbiamo alle nostre spalle? Ci troviamo di fronte allo scavo del nonno Cosmo. Qua praticamente avviene il processo magico di essiccazione delle castagne. È una tradizione che mandiamo avanti da generazioni nella famiglia. Che dire...
le castagne fresche vengono prese, messe nel locale di sopra e poi viene acceso il fuoco sotto. Adesso vedremo. Sì. La tempistica? La tempistica sono 3 settimane, diciamo, in base alle stagioni, alle grandezze delle castagne, al grado di umidità. Che cosa utilizzate? Ovviamente vediamo sul ceppo. Utilizziamo dei ceppi grossi di castagna e per abbassare la fiamma si utilizza la buccia, la buccia di castagna dell'anno prima. E adesso Bella Liguria va alla scoperta di un gioco particolare, si chiama palla pugno. Si gioca tanto in Piemonte ma anche in questa parte di Liguria. C'è già un allenatore con tanti ragazzi e qui si parla anche di territorio. Cerchiamo di scoprire il perché nelle immagini di presentazione. Chi è, ma? Grande! Prego, No, no, bravo! Insomma, sono una schiappa, siamo all'interno sempre di uno di questi quartieri con il nostro amico Michele. Sei un allenatore ufficiale di pallapugno. Esatto, sono il vicepresidente della SD Polisportiva Murialdo e mi occupo nello specifico del settore pallapugno. Ecco, la pallapugno, tanto facciamo 2 passi un po' più in qua, grazie, così vediamo anche i ragazzi. Non è facile spiegare come funziona e soprattutto il regolamento, ma se volessimo sintetizzarlo in pochissimo. Sì, non è, diciamo, immediato come in tanti altri sport, tipo il calcio, dove c'è una porta e bisogna buttarla dentro. Qui è un po' più complessa. Si gioca sui fuoricampo, diciamo, quando si supera la linea di fondo campo, e si gioca tanto sugli errori avversari, quindi sui falli degli avversari, quando la prendono sul corpo, quando colpiscono col corpo la palla. Definirlo un gioco territoriale? Sì, esatto, perché poi c'è la regola della caccia, che è un sistema per attribuire il punteggio, un punteggio che è tipo quello, è molto simile a quello del tennis. Questo qua era un gioco tipico, era un gioco tradizionale della nostra zona. Prima dell'avvento del calcio si giocava solo a questo. E niente, abbiamo da poco riscoperto questi angoli del territorio, i quartieri, sì, esatto, che si prestano benissimo a delle partitelle dove i ragazzi si divertono tantissimo. A Murialdo stanno nascendo queste meravigliose mele, è uscito un sole che ci dà il benvenuto e allora conosciamo anche il vice sindaco, la signora Negro, grazie tanto di essere con noi a Bella Liguria. Ha un compito importante, quello tanto di farci oggi da cicerone, ma anche di parlare di queste splendide chiese, di queste cappelle, che ognuna di queste ha una sua particolarità tecnologica a questo punto. Sì, sì, sì. L'associazione Murialdo Arte Storia ha dotato ogni chiesa di un QR code. Avvicinando lo smartphone si accede a un sito e su questo sito ci sono informazioni, dati storici e anche fotografie che ci illustrano meglio ogni chiesa, ogni cappella. Thank you.
ditemi la verità, ma voi immaginavate solo che la vera spada nella roccia fosse a San Galgano in Toscana? Ma no, è qui a Murialdo. Guardate, ci provo, perché se riesco a tirarla fuori, riesco a sposarmi la principessa. È ovvio, è una goliardata, è una cosa carina, però anche questa contraddistingue questo territorio davvero particolare. Scusate. Niente da fare. Qui a Murialdo, quando si parla di tradizioni, insomma anche folklore, c'è un gioco di carte particolare che si chiama il pidro. Ok? In questo bar tipico lo si gioca come una volta. Pensate che questo è un gioco anche particolarissimo, è stato importato dalla Scandinavia, poi dalla Scandinavia è andato in America e poi è arrivato in Europa. Mi dicono che, insomma, quando si arrabbiano, poi parlano anche in dialetto. Andiamo un po' a vedere se, insomma, riusciamo a... Ecco, vi faccio entrare anche... stanno giocando in questo istante, eccoli qua, quindi bisogna stare molto molto in silenzio perché qui, ecco, vedete, il gioco è difficilissimo da spiegare, ma c'è la possibilità appunto di prendere tutte le nozioni andando su www.pigropenso.it per avere tutte le informazioni. Questo è buono! Ah. Io l'ho fatto, guarda quanto l'abbiamo fatto! Ecco, in un attimo di pausa, insomma, dicevamo è arrivato dalla Scandinavia per arrivare in America, poi è stato rimportato e è arrivato qua. Insomma, che cos'ha di così particolare questo gioco? Ma non saprei che cos'è, è veloce, e non ti obbliga a riflettere tanto, a cervellarti come lo scopone, è simpatico, un gioco simpatico. Le regole sono semplicissime, però giocarlo bene è molto difficile, molto difficile. Però lei mi diceva che c'è un sito dove si può naturalmente andare a scoprire tutte le... È sufficiente digitare Pidro e basta, e schiacciare, e viene fuori il regolamento completo. Rose rosse per te era una bellissima canzone del grande Massimo Ranieri. Qui siamo in località Coste per farvi vedere davvero quanto è bello questo territorio. Adesso perché siamo venuti in questi luoghi? Per scoprire, insomma, tutto quello che si crea, che la natura offre. C'è il grande lavoro naturalmente delle mani dell'uomo, ma soprattutto anche delle persone che credono ancora nella passione di questo meraviglioso, meraviglioso territorio. E allora le castagne, i mirtilli, l'essiccatoio, insomma, questa è la vera bella Liguria che piace a noi. Il nostro Marco, eccolo qui con i nostri mirtilli, buongiorno Marco. Allora, tanto, come andiamo? Bene, bene, stiamo raccogliendo. Lavorare ancora la terra, giorni d'oggi. Lavorare la terra giorno d'oggi vuol dire avere una... cercare di mantenere in piedi le tradizioni dei nostri vecchi e cercare di non abbandonare il territorio, di mantenerlo in vita, diciamo. Perché purtroppo se non ci fosse ancora qualcuno che tiene in vita i nostri posti ci sarebbe l'abbandono totale. Marco, se ci spostiamo leggermente, facciamo vedere, insomma, qui c'è tutta la famiglia. Ecco, queste sono le immagini che ci piace far vedere, la prosecuzione. Sì, c'è mia moglie e lui è un bimbo di Savona che ha una casa qui, abita qui a Murialdo in vacanza e viene a aiutarci quando raccogliamo i mirtilli. È un appassionato, diciamo, di campagna. Marco, adesso parliamo di un punto forte, insomma, si parla della castagna, sì. Insomma, una volta, l'essiccazione, la tradizione anche in questo caso è assolutamente rimasta inalterata. Sì, e si sta cercando di riportarla un pochettino in auge anche perché c'è stato un periodo di abbandono quasi totale, perché la castagna fino a metà del Novecento era, diciamo, l'economia principale delle nostre vallate, perché appunto le famiglie vivevano, era proprio un'economia di sussistenza, perché la castagna era proprio, dava da mangiare, mancando la castagna proprio non si mangiava. Per fortuna ci sono alcuni giovani qui della zona che hanno deciso di riprendere un pochettino quella che era la diciamo cosa facevano i loro vecchi. Non si potrà sicuramente tornare ai livelli di allora, però sì, c'è da dire che, diciamo, è diventato anche un prodotto, specialmente la castagna, un prodotto che è di nicchia.
È venuto il momento forse più bello, più ghiotto della nostra puntata di Bella Liguria, quando parliamo dei prodotti dell'enogastronomia, in questo caso gastronomia di questo territorio. Oggi lo ricordiamo ancora una volta, a beneficio di chi si fosse sintonizzato solo in questo istante, siamo nel comune di Morialdo. Guardate che cosa ci hanno preparato queste prelibatezze. Partiamo subito con Rachele e andiamo a raccontare tanto questi, che sembrano delle piccole pizzette, invece sono i sciacarotti. Okay. Tanto come vengono fatti e che tipo di ingredienti? I sciacarotti vengono fatti da un impasto del pane, sì, e poi sopra viene messo un sugo di pomodoro, aglio e prezzemolo. Che fame che ci fai venire. Subito vicino a loro un altro pezzo forte del vostro territorio. Come si chiamano? I fazzini. I fazzini vengono fatti da un impasto simile a quello degli gnocchi. Dopo vengono cotti su delle piastre di ghisa, anche se una volta erano cotti su delle stufe. Infatti qui parliamo anche della vecchia tradizione. E poi naturalmente si possono guarnire con che cosa? Abbiamo ad esempio il sugo di cipolle, di aglio e quello verde con prezzemolo, aglio e olio. Mamma mia che fame, Rachele, che mi hai fatto venire. Rimani qua. Quando si parla di questo territorio non possiamo assolutamente dimenticare la castagna. La castagna la fa da padrona nei nostri seccatori tradizionali, seccati appunto a legna. Realizziamo le castagne e da qui partiamo con tutti i prodotti derivati, quindi i nostri biscotti, le castagne sotto sciroppo, la birra e i biscotti che non possono mancare. Una birra particolare, mi dicevi? Una particolare, sì, infatti due produttori locali utilizzano in un momento le castagne secche proprio all'interno della fermentazione. Invece un prodotto innovativo quest'anno è stato quello di mettere il malto a essiccare sul seccatoio e quindi si crea una birra in purezza partendo dal malto che sa di castagna. Sperimentazione che sicuramente avrà un grande successo. Speriamo di sì. E poi, signori, partiamo con i mirtilli, parliamo del miele. Anche qui il nostro amico ci racconta qualcosa. Sì, noi produciamo come azienda agricola mirtilli, abbiamo un migliaio di piante e automaticamente abbiamo animali, facciamo allevamento e poi produciamo per localmente miele. Che ha una particolarità anche in questo caso, viene tutto dal territorio. Raccolto sul territorio qua. Ma non è ovviamente finita qui, perché poi è vero che ci sono tante altre cose buone buone da mangiare. Noi ovviamente all'interno di questa puntata avevamo solo un paio di minuti per farvi raccontare, farvi gustare. Peccato che le gusterò solo io per voi, ma lo sapete, lo faccio sempre per voi. Chiudiamo con questo. Allora, venire qui vuol dire anche godersi il territorio, ma anche la sua cucina. La sua cucina, la sua tradizione e per questo abbiamo proprio voluto festeggiare i nostri produttori di castagne con un evento, se lo possiamo dire, che allora la seconda domenica di novembre, proprio qua nel cuore di Murialdo, della Borgata Isoletta, verrà fatta una festa sulla battitura della castagna secca, dove verranno esposti e cucinati tutti i nostri prodotti tipici del territorio. Io, per non saper né leggere né scrivere, come sempre, battere a macchina, io ci verrei. Ho detto bene? Sì. Venite tutti a Murialdo. Mi raccomando. E anche per oggi, amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata bella, particolare. Ringrazio l'amministrazione comunale del comune di Murialdo che ci ha dato la possibilità tanto di conoscere tanta gente, gente che crede fortemente in questo territorio, che fa le cose col cuore, con la passione. Poi scusate se poco, guardate qui che meraviglia. A questo punto da Murialdo è tutto, grazie, ci vediamo la prossima settimana. Come sempre un saluto da Franco Nativo, buona vita a tutti e arrivederci a tutti da Murialdo. Ma più forte! Vale.